per un secco, allo sprint, attenzione! È stato il kazako Alexei Lutsenko a vincere la quarta tappa Foligno-Fossombrone della Tirreno Adriatico. Per lui il 2019 si è aperto nel migliore dei modi con la vittoria di tre tappe e la classifica finale della quarta tappa di stagione. 221 sono stati i chilometri percorsi dagli atleti in un percorso articolato, regalando emozioni più belle ai tanti presenti. Oggi è stata una giornata lunga e dura, ha dichiarato il kazako. Ho provato a giocarmela con Fuxlang, compagno di squadra, 50 chilometri dal finale. Abbiamo parlato insieme, abbiamo preso la decisione di andare a vincere la tappa. Gli ultimi 25 chilometri sono stati difficili, con quelle due cadute, di cui una a un chilometro e mezzo dalla fine. Neanche io so dove ho preso la forza per il finale. Sono contento, conclude, e sorpreso per quello che ho fatto. Questa edizione, approdata nelle Marche, è stata resa omaggio a Michele Scarponi, corridore dell'Astana, morto il 22 aprile 2017 mentre si allenava a Filottrano.